Le parti che compongono una camicia hanno tutte un nome ben preciso, rimasto inalterato nei decenni di storia della moda. L'evoluzione degli stili nella storia della moda ha portato all'abolizione di alcuni degli elementi della camicia, ma il fessino della manica è uno degli elementi inalterati nel corso del tempo. Dall'applicazione della fliselina per il fessino fino alla cucitura con il piedino patchwork 6 mm per un fessino della manica della camicia veramente perfetto. Ciao, sono Sara Pogliese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial sartoriale di oggi. La realizzazione del fessino della manica, che è quel prolungamento di tessuto che serve proprio a dar maggior agio in fase di risvolto della manica stessa, è un dettaglio veramente molto glamour per la camicia, sia da uomo che da donna. Vediamo dunque assieme la costruzione del fessino e la sua stiratura nonché cucitura. Nelle camicie da uomo e da donna, il fessino è quella striscia di tessuto che si prolunga verso l'avambraccio e va a completare l'apertura dello spacco della manica. Nelle camicie sartoriali da uomo, il fessino è spesso un pochino più lungo ed è implementato da un piccolo bottoncino posto a metà del fessino stesso. Invece nella confezione delle camicie con i polsini a gemelli, il fessino non è presente. Ci sono fessini con la punta, ci sono fessini quadrati, ci sono fessini stondati a seconda dell'elemento di design estetico che si vuole dare alla camicia. Oggi vedremo come andare a realizzare la prima parte di spacco e anche la seconda parte di fessino per un risultato pulito e altamente professionale. Abbiamo bisogno sia della manica con lo spacco precedentemente tagliato e la cui parte finale è stata gessata per essere maggiormente evidenziata, ovviamente nel lato rovescio, e del fessino. Questo fessino ha la particolarità di avere i margini a 0,5 cm rispetto alla cucitura e di essere fliselinato, per cui il tessuto non cede e non si slabbra, sia che sia un tessuto fermo da camicia come quello che sto utilizzando, ma anche un tessuto stretch. Prima di andare a lavorare il fessino, dobbiamo andare a lavorare la piegatura della manica stessa. Questo è il lato rovescio del tessuto, lo riconosco perché ho la gessatura che mi segna il lato rovescio. Tenendo il davanti della manica da questo lato e quindi il dietro della manica da questo lato, la prima operazione che vado a fare è quella di ripiegatura con i polpastrelli delle dita e poi ovviamente con il ferro da stiro, prima di una girata di tessuto di poco poco, quasi mezzo centimetro scarso, e poi di una seconda girata. Per ottenere cosa? Per ottenere il ripiego del tessuto affinché io possa ripiegare con il margine di tessuto che sfila e ripiegare nuovamente il tessuto per ottenere, una volta stirato, una strisciolina di stoffa pronta per essere macchinata. Una volta che ho spillato la ripiegatura del tessuto una volta e due volte su se stesso, l'importante dal mio punto di vista è poter cucire un punto diritto grazie al piedino patchwork 6 mm. Perché? Perché questo piedino mi dà la possibilità di avere una perfetta visibilità dell'area di cucitura grazie alla sua predisposizione nell'area centrale dell'ago, che mi permette di vedere con estrema precisione ma al tempo stesso di tenere perfettamente appiattito il tessuto, vedete, alla sua destra. Quindi è una funzione decisamente strategica. Al tempo stesso è un piedino valido esclusivamente per il punto dritto e quindi secondo me è un piedino spettacolare per andare a cucire queste aree di punto dritto con estrema precisione. Ecco infatti il risultato. Questa è la prima piegolina su se stessa dello spacco della manica. Ovviamente gli sfilaccini di tessuto andranno tagliati in un secondo momento. Questo è il risultato dall'altro lato, una cucitura perfettamente a filo, perfettamente a margine, grazie proprio al piedino patchwork 6 mm. Ora andiamo a attaccare il fessino all'altro lato di manica. Restiamo ancora nel lato rovescio della manica, infatti riconoscete la piega dello spacco dal suo rovescio, e vado ad applicare nell'altro lato dello spacco della manica, con la fliselina rivolta verso di me e il rovescio del tessuto
che bacia il dritto del tessuto del fessino, vado ad applicare il fessino dal lato più corto. Riconosco che è il lato più corto perché questa è la parte più alta. Lo vado a macchinare nuovamente sfruttando le peculiarità del piedino a 5 mm dal margine di cucitura. Abbasso il piedino, effettuo una piccola cucitura avanti e indietro a titolo di salda o fermatura e proseguo a macchinare esattamente a punto dritto con appunto il filo lungo. Una volta che ho terminato la salda sul posto, proseguo e mi attengo semplicemente a mantenere la mia cucitura perfettamente parallela al lato interno del piedino stesso. Per cui, se ragionate con questo piedino, siete veramente agevolate nella confezione di questa manica. Poi io vi consiglio sempre di lasciare un po' di tessuto in abbondanza nella parte finale del fessino, proprio per permettervi di ritagliarlo in un secondo momento. E questo è il risultato: un semplice fessino cucito che adesso dovrà essere stirato e risvoltato. Ecco qui il fessino cucito da questo lato, al quale io adesso ho già dato l'invito alla piega per la stiratura. Perché? Perché questo è il lato rovescio, questo è stato il primo lato che ho ben stirato. Per poter dunque rovesciare il fessino completamente dal lato diritto del tessuto, e quindi adesso posso andare a rovesciare la stoffa e posizionare, eccolo qui, il fessino che combacerà perfettamente grazie alla terminazione, al finale della stoffa posizionata esattamente in prossimità della salda, con il fessino ripiegato a mezzo centimetro sia nella parte alta del fessino stesso e anche negli angolini. Andrò quindi a ripiegare il fessino, con quale accortezza? Quella di tenere la ripiegatura un attimino più in qua rispetto alla cucitura stessa, in modo tale che andrò a nascondere questa cucitura, una spillata ogni tanto, per poter quindi andare a bloccare anche il fessino nella parte superiore. E adesso dovrò tornare a cucirlo con un piccolo trucchetto per la salda a quadrato del fessino, che vediamo alla macchina per cucire. Ed ecco qui il mio fessino spillato. Se ci fate caso, questa è la parte completamente aperta che ha già lo spacco, questa è la parte che invece ha la ripiegatura del tessuto che andrò a cucire, per cui aggiungo l'ultimo spillino proprio in prossimità della fine della cucitura. Queste sono tutte le cuciture diritte, ma questo è il trucchetto per il fessino, perché se io comincio a cucire da questo lato, effettuando una salda in prossimità della partenza, andrò a bloccare quella ripiegatura che abbiamo fatto all'inizio e in questo modo andrò a creare una sorta di croce di finitura, di fissaggio del fessino stesso. Allora proseguo con la cucitura terminando con l'ago basso in prossimità del bordo di ripiego del fessino, ed ecco qui che arrivo con l'ago basso, alzo il piedino, mi giro di quel quarto che mi serve per proseguire, riabbasso il piedino, tolgo lo spillo in prossimità dell'angolo, ma tengo eventualmente lo spillino lì fisso per tenere all'interno la ripiegaturina del fessino, del margine di cucitura del fessino stesso. Arrivo di nuovo in prossimità dell'angolo, alzo se serve il piedino per verificare se ho posizionato correttamente la mia cucitura, lo riabbasso e posso proseguire la cucitura fino all'angolo successivo, dove anche in questo caso andrò a togliere lo spillo proprio poco prima di giungere al termine del mio angolo da cucire, e proseguo nella cucitura del fessino. Anche in questo caso il piedino patchwork 6 mm è fondamentale, perché mi permette di effettuare questa cucitura a margine molto vicina, con una perfetta consapevolezza della cucitura che vado a fare, perché ho un perfetto controllo sul tessuto stesso grazie alle placchette, alle strutture del piedino stesso che mi rendono piatta la stoffa, e al tempo stesso grazie alla scanalatura centrale del piedino che mi permette di effettuare la sola cucitura diritta. Ecco infatti il mio fessino confezionato con il quadratino, la strisciolina e la cucitura che è stata ovviamente marcata dal lato rovescio, andando leggermente oltre la ripiegatura del fessino stesso. Questa è la sua pieghina precedentemente stirata, e ora vediamo il rovescio.
E voilà, ecco il rovescio del mio fessino con la ripiegatura perfettamente lavorata che va a essere bloccata quasi alla fine del fessino stesso. Questo era il punto dove avevamo risvoltato il tessuto stesso. Quindi il mio fessino anche dal lato rovescio è perfettamente rifinito, ma soprattutto dal lato diritto posso avere un fessino da vera professionista. Bene, cuci amiche, vi ringrazio per aver condiviso con me questo video tutorial sartoriale di oggi e vi rimando ai miei canali social, il mio blog, la mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram e il mio canale YouTube. Se vi è piaciuto questo video, cliccate mi piace e lasciate il vostro commento nella descrizione del video qui sotto. Un abbraccio sartoriale!